il senso di impotenza diventa pervadente, cioè siamo immersi in un mondo che non comprendiamo. Il senso di smarrimento cresce, però poi la domanda è, in tutto questo, ritrovare un senso, per me è veramente ritrovare il senso di quello che è la mia, il mio contributo a questo mondo che non funziona. Se non si riparte da una ricostruzione e da un senso etico individuale, vuol dire ricercare all'esterno un senso che invece devo darmi io all'interno, perché non se ne esce se no. Diversamente si rischia di perdersi e di smarrirsi in un non senso generale, che poi non è esattamente così, perché è una percezione di un non senso. Perché in realtà le singole persone il senso ce l'hanno, rivoluzioni esistono, anche molto importanti, a livello individuale, cioè non è così. Se no noi tendiamo a generalizzare, tra l'altro applichiamo categorie occidentali a un mondo che è molto diverso. Secondo me rischiamo veramente di perderci dentro un qualcosa che poi ci deresponsabilizza. Io invece trovo un pensiero di apertura, di possibile, di speranza, perché comunque sta dentro l'essere umano il desiderio di essere felice. Quindi, cioè, tutto questo pensiero, come dire, pessimista e nichilista, no, a me proprio non appartiene. Il movimento di una rivoluzione è la speranza di un mondo migliore, che altrimenti nessuno si muoverebbe. Allora, se continuiamo a dire siamo dominati dalla tecnologia, siamo dominati da poteri oscuri, siamo dominati dalla finanza, siamo dominati da... va bene, tutto vero. Dopodiché, cui prodest tutto ciò? A cosa ci serve? Penso che ci siano due piani. Quello della ricerca personale, che si può concludere anche con la ricerca felice di se stessi. Questo ti riguarda in quanto individuo. Io posso considerarmi vittorioso, vincitore sul piano individuale, ma sconfitto sul piano politico. La mia esperienza è l'esperienza di una sconfitta. Serenamente, senza troppo livore, senza troppo risentimento che fa male all'anima, distingo quello che è Massimo con le sue ansie, le sue angosce, le sue possibilità, da quello che invece è un'esperienza collettiva di una generazione che non è stata all'altezza di quello che si è promessa. Punto e basta, ma questa è la storia. E posso essere d'accordo quando uno mi dice continuare a dare la colpa a qualcun altro, invece guardati, guardiamoci dentro, questa generazione lo deve ancora fare, secondo me, questo passaggio. La mia generazione... No, nel discorso che fai ieri, perché viene meno, come dire, il riconoscimento della tua esistenza è comunque il prodotto di condizioni comuni, se no perché il risvolto etico, se no il senso della solidarietà. Io mi sono semplicemente chiesta cosa si può fare, oltre che partire da sé e andando verso gli altri, ma partire da sé, da un sé, questo è. Quindi io non riesco a ritrovare nessun senso se non in questo tentativo di modificare me stessa insieme e in relazione col mondo che mi sta intorno. Quali sono le coordinate entro cui ti devi muovere per imprimere una direzione a questo cambiamento? Dove le trovi queste coordinate? Dentro di te, dentro una verità individuale? Quando noi facciamo riferimento alle condizioni, come dire, generali della nostra esistenza, stiamo dicendo di fatto che la nostra socialità che ci lega indipendentemente dalla volontà dei singoli, questa interdipendenza è la condizione della nostra esistenza, e l'abbiamo sperimentato durante l'unione domiciliare. Questa connessione, questa socialità ci è estranea, non la dominiamo. Che cosa hai in mente? Facciamo la rivolta, le condizioni collettive che ci danno le condizioni sociali della nostra vita, che sono vincolate, ma la rivoluzione non si fa a livello individuale. Ma... che dici, Massimo? Io dico che la ricerca individuale va perseguita. Poi c'è quest'altro problema di come tenere insieme individuo e società. Certo. Per molto tempo questa dimensione collettiva è stata
trascurata, addirittura anche penalizzata. Infatti. Si tratta di tenere insieme, e non è facile, l'elemento individuale della propria ricerca e un elemento collettivo. È appunto questo il problema, che tenere insieme la coscienza di sé che prescinda dalle condizioni che mi garantiscono la mia vita, sono condizioni sociali, della mia vita sociale, l'espressività che di questa vita. Prescindere da questo non significa lasciare che il mondo continui a occuparsi di te. Però forse è nato le rivoluzioni che fanno gli uomini felici. Scusa? Gli uomini felici. La rivoluzione è una festa. Ma no. Sì, lei c'ha ragione. Se tu sei depresso, ma neanche ti muovi, stai chiuso in casa. Che ulteriore domanda potremmo farci? Produttiva, insomma, di una ricerca possibile. Non so formulare una domanda. Ad esempio, una domanda su che cos'è il politico. Probabilmente non c'è una definizione univoca, e questo già riconosce l'importante. Perché la cultura occidentale moderna ha due grossi problemi, quello della filosofia della scienza e quello della filosofia politica. La filosofia della scienza, pensa Locke, pensa agli empiristi, quindi la ragione che incontra il proprio limite e si costruisce in questo rapporto, e la filosofia politica, perché Hobbes e Locke fanno una grande operazione entrambi. Hobbes si inventa qualcosa che non c'è e lo dice. Lo stato di natura, l'uomo lupo per l'altro uomo. Che è una finzione, dice lui, però mi serve per lo Stato. Perché si dovrebbe fondare uno Stato? C'è tutto un problema in quel momento della tragedia e della sovranità. Persino Shakespeare, appunto, Lear, ad esempio, c'è questo tema della sovranità. Ti inventi lo Stato di natura per giustificare l'esistenza dello Stato. Stato che del resto, dice Hobbes nella postfazione del Leviatano, lui fa un'osservazione, dice, attenzione, lo Stato affonda le sue radici nel sangue. Ma non il sangue finto del teatro, il sangue vero. Lo Stato è costituzionalmente una macchina da guerra, ecco perché io sono contro l'antistato da sempre, ma non politicamente, nel senso culturalmente. E questa è la mossa di Hobbes. E la genialità è di Locke. Che cosa fa Locke? Sposta il diritto di proprietà nel campo dei diritti naturali. Quindi lo naturalizza e la proprietà è invalicabile. Che è iscritta in questo modo, in questa struttura. Quella di Locke è proprio raffinata, della bellezza, quanti concetti sono anche belli. Lui fa tutto un discorso, poi dice, quali sono i diritti naturali? La vita, la libertà e infine la proprietà. In quel momento la proprietà esce dalle norme dei diritti che hanno una storia per diventare natura. Puoi allora combattere? Come fai a combattere qualcosa che è un fenomeno naturale? La fai. E su quello. Quindi la questione del politico? La questione del politico, cioè chiarire le relazioni che esiste tra una visione, ad esempio, legata a una considerazione dell'economia, rapporto tra. Cioè, è come un prisma, attorno a cui le facce si muovono, dare spazio a tutte le sollecitazioni che sono venute, non dimenticando che stiamo parlando però dell'Europa. Un titolo Lemo in terra che non vale niente, piazzato nel cuore di una regione di un certo tipo, e noi abbiamo la pretesa di dar loro i concetti con i quali pensare e vivere.